Si può spiegare come un gioco di prestigio, una magia quantistica. Nel cilindro dello scienziato sono migliaia le particelle che interagiscono fra loro. Una in particolare, rimasta per anni nascosta sul fondo, si chiama bosone di Higgs e ci sono voluti il più grande acceleratore di particelle del mondo e una squadra di 3.000 fisici di ogni nazionalità per tirarla fuori. A capo del gruppo incaricato dell'esperimento, l'italiana Fabiola Giannotti. Segnatevi questo nome perché sarà lei, a partire da gennaio 2015, il prossimo direttore generale del CERN. È la prima volta che il più grande laboratorio di fisica delle particelle del mondo nomina una donna alla sua direzione, ma la Giannotti non è estranea a ruoli di responsabilità e coordinamento ed è pronta ad affrontare la nuova sfida. Nata a Roma 52 anni fa da padre piemontese e madre siciliana, riesce difficile oggi immaginarla come una ragazzina curiosa, piena di interrogativi insolubili e una gran passione per l'arte e la musica. Al liceo si avvicina alle lingue antiche e alla filosofia, ma non le basta. In cerca di risposte concrete e immediate, si iscrive al corso di laurea in fisica alla Statale di Milano e grazie a una borsa di studio vola al centro sperimentale di Ginevra, dove qualche anno dopo diventa protagonista proprio nella scoperta del bosone di Higgs. E anche se la tastiera del suo pianoforte è rimasta a lungo silenziosa durante le ricerche, qualche sacrificio in nome della scienza va pur fatto, dice la Giannotti, che ora vive immersa in un'altra musica, quella dell'universo.